Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se utilizzerete i codici in descrizione riceverete il 5% di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, ben ritrovati sul canale. Dopo la lore che ci ha portato sul crogiolo e ci ha presentato marginalmente gli arconti, volevo dedicare del tempo per parlare di coloro che abitano il centro dell'universo. In questa serie di video andremo ad analizzare tutte le casate del crogiolo, le loro usanze, com'è strutturata la società, la tecnologia di cui si servono ed infine il rapporto con gli arconti. Iniziamo quindi in questa puntata a parlare della prima casata in ordine alfabetico, i Brobnar. Buona visione! Sia quando calano dalle vette montane innevate per razziare un territorio, sia quando attraversano le desolazioni desertiche in sella ai loro destrieri motorizzati, sia quando ridono sotto la pioggia nel mare in tempesta, i guerrieri dei clan della guerra Brobnar sono sempre una vista temibile. I Brobnar sono un popolo variegato. Ogni clan della guerra è comandato dal più forte, indipendentemente che quella forza sia dimostrata sul campo di battaglia, nel ring del campione o tramite un puro sfoggio di personalità e ingegno. Sebbene le tradizioni orali dei giganti descrivano un viaggio dalla mitologica terra del Valhalla, molti studiosi credono che la cultura Brobnar, così come esiste oggi, sia stata creata sul crogiolo, forse attraverso una fusione tra i primi giganti e le tribù di goblin incontrate. Nel corso dei secoli, i Brobnar hanno sviluppato una loro personale identità, indipendente da ogni altra tribù assimilata. Innanzitutto, i Brobnar mettono la forza al di sopra di ogni altra cosa. Nella società Brobnar, ogni individuo ha diritto soltanto a ciò che la sua forza gli consente di prendere. Un avversario o un rivale che non ha la forza di difendere le sue proprietà non può rivendicare alcun diritto su di esse. Inoltre, i Brobnar fanno molta attenzione a dare l'impressione di essere potenti già dall'aspetto. Essere visti come deboli equivale a essere deboli. Infine, i Brobnar adorano la musica alta, le bevande alcoliche più forti e gli oggetti luccicanti. Per il resto del crogiolo, i Brobnar sono nemici pericolosi e alleati preziosi. Alcuni clan della guerra esigono tributi dai loro vicini, mentre altri si lasciano ingaggiare come mercenari. Molti Brobnar trascorrono del tempo con gli altri popoli per dare dimostrazione della loro forza e scoprire qualcosa di più, a volte in modo doloroso, sulla vita nel crogiolo. Di tanto in tanto, qualcuno impara anche la lezione più preziosa in assoluto. Per quanto si possa essere forti singolarmente, ogni gigante, goblin o altra creatura diventa più forte quando lavora assieme alle altre. E quando questo accade, tutto il crogiolo trema. Molti Brobnar sono giganti, possenti creature umanoidi alte quasi 3 metri, dalla pelle maculata di varie tonalità. Tendono ad avere acconciature a cresta dai colori sgargianti e a farsi crescere lunghe barbe che curano meticolosamente, nonché ad adornarsi con i tatuaggi e i simboli dei loro clan. I membri del clan Gargantes, per esempio, decorano i loro corpi con una serie di tatuaggi azzurri per celebrare la loro fuga dal labirinto di ghiaccio del robot stregone. Il tesoro dei Gargantes include anche il teschio dello stregone, che assomiglia molto a una lattina di stagno. Molto tempo fa, una nutrita popolazione di piccoli e ingegnosi goblin si unì al popolo dei Brobnar. I goblin sono quasi sempre relegati a un rango di servitori di seconda classe a causa della loro piccola taglia e della loro debolezza percepita, ma sono una razza tenace e grintosa e alcuni di loro sono riusciti a imporsi come capi o sciamani rispettati anche presso i giganti. I Brobnar, dal canto loro, accettano chiunque nei loro clan, fin tanto che il nuovo arrivato dimostra di avere una volontà forte ed essere disposto a combattere. Sebbene possano apparire brutali e ingenui agli occhi delle razze più civilizzate, i Brobnar sono grandi fautori di quelle tecnologie che si dimostrano rumorose o distruttive, o meglio ancora, entrambe le cose. Sono un popolo violento che tende a farsi male e a subire molto spesso disgrazie, quindi fa ampio uso di protesi o potenziamenti cibernetici.
prediligono le armi che consentono loro di ingaggiare direttamente i nemici ed esultano quando possono fare buon uso della loro grande forza. Tuttavia, perfino i loro martelli, le loro asce e i loro guanti d'arme da sfondamento vengono spesso potenziati con motori, razzi e altre innovazioni per renderli più rumorosi e potenti. In molti casi più pericolosi anche per il fruitore, ma ai Brobbanar la cosa sembra non importare troppo. Poiché danno grande valore alla forza, usano i loro Ember come fonte di energia per alcuni macchinari o addirittura come decorazione personale al fine di potenziare i loro corpi. Le merci dei Brobbanar sono fabbricate singolarmente dai loro artigiani. Le infrastrutture industriali esistenti sono minimali. Ne consegue che i loro oggetti sono fatti per durare e che un artigiano in grado di produrre oggetti resistenti, di bell'aspetto e rumorosi, può godere di una stima pari a quella di un guerriero. I Brobbanar sono anche grandi amanti della bellezza visiva e musicale, secondo i loro parametri. Altri possono trovare la loro arte e la loro musica troppo forti. I Brobbanar sono un popolo che dà molta importanza alla fisicità e trova sconcertante la natura eterea degli arconti. Se un arconte desidera ottenere il rispetto dei Brobbanar, deve manifestarsi fisicamente e dare dimostrazione della propria forza fisica o di volontà. Dimostrazioni che generalmente gli arconti non hanno difficoltà a fornire. Una volta palesato il loro valore, gli arconti scoprono che i Brobbanar sono compagni fedeli ed eccellenti, gioviali e schietti. Molti arconti alleati dei Brobbanar finiscono sempre più spesso ad assumere una forma fisica al fine di godere dei piaceri semplici e universali che questa comporta. Una società caotica ma che nel suo caos ha una sorta di ordine. Un ossimoro che soltanto i Brobbanar potevano portare sul crogiolo. Chi non si è mai sentito piccolo per un istante, quando di primo turno si è trovato davanti tre o quattro giganti, uno più forte dell'altro, magari essendo costretto a giocare uno sparecchio a turno 2? Può non esservi mai capitato, ma quando il gioco era ancora agli inizi, avere un mazzo Brobbanar contro voleva dire, per la maggior parte dei casi, avere risposte necessarie per contrastare una vera e propria invasione di campo. In mutazioni di massa, per la gioia di molti, dopo il flop in Mondi in Collisione, i Brobbanar lasceranno la battaglia per far posto ai Sanctum. Ma sono certo che quando li rivedremo in azione, magari nella prossima espansione, torneranno ancora più grossi, caotici e arrabbiati che mai. Grazie per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo nel prossimo video.